Buonasera, buonasera e bentornati al TG2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. E allora in primo piano, come di consueto, le parole di Papa Francesco: la vostra tristezza si trasformerà in gioia. La promessa di Gesù ai discepoli è stata oggi al centro della sua omelia a Casa Santa Marta. Non tutta la vita cristiana, ha detto il Papa, è una festa, a volte si piange. La nostra è una gioia in speranza e la speranza dona pace anche nelle sofferenze. Allora, per saperne di più e per ascoltare le parole di Francesco, andiamo proprio in Piazza San Pietro, il nostro Federico Plotti. Buonasera Federico. Buonasera, allora come spesso facciamo apriamo il collegamento qui da Piazza San Pietro con la messa celebrata da Papa Francesco a Santa Marta. La vita cristiana non è sempre una festa, ma la gioia deriva dalla speranza, perché la vostra tristezza si cambierà in gioia, così Papa Francesco durante l'omelia. Allora adesso andiamo ad ascoltare insieme proprio alcuni momenti dell'omelia di questa mattina. E noi dobbiamo dirci la verità: non tutta la vita cristiana è una festa, non tutto. Si piange, eh? Tante volte si piange, quando tu sei malato, quando tu hai un problema in famiglia, quel figlio, quella figlia, la moglie, il marito. Quando tu vedi che lo stipendio non arriva alla fine del mese e hai un figlio malato, quando tu vedi che non può pagare il mutuo della casa e deve andartene via. Tanti problemi, tanti che noi abbiamo. Ma Gesù ci dice non avere paura. Sì, sarete tristi, piangerete, e anche la gente si rallegrerà, la gente che sia contraria a te. E l'incontro di preghiera per la pace, al quale Papa Francesco durante il recentissimo pellegrinaggio in Terra Santa ha invitato i presidenti di Israele e Palestina, avrà luogo domenica 8 giugno prossimo. Si terrà nel pomeriggio in Vaticano. Questa data è stata infatti accettata dalle due parti, Israele e Palestina, come ha reso noto oggi con un comunicato la sala stampa vaticana. E poco fa, lo avete visto, nella Basilica Vaticana Papa Francesco ha conferito l'ordinazione episcopale a Monsignor Fabio Fabbene, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi e titolare di Acqua Pendente dall'8 aprile del 2014. Sei stato eletto dal gregge, che mai la vanità venga, ha detto Papa Francesco durante l'omelia. Sei stato eletto per gli uomini, che il tuo atteggiamento sia di servizio come quello di Gesù Cristo. E come dicevate voi da studio oggi, Papa Francesco ha parlato anche della Siria, ha fatto un fortissimo appello per la pace in Siria. Per saperne di più però noi ci risentiamo verso la fine del telegiornale, dunque adesso la linea per il momento può tornare allo studio. Esatto, esatto Federico, torneremo da te fra pochissimo. Ora però le notizie dall'Italia, innanzitutto con Banca Italia che lancia l'allarme TASI. La nuova tassa sui servizi potrebbe essere più salata, fino al 60% in più rispetto a quanto si è pagato l'anno scorso per le prime case. Ci spiega meglio Giuseppe Caporasso. La Banca d'Italia fa i conti in tasca agli italiani e lancia l'allarme per le finanze delle famiglie. La TASI, la tassa per servizi ai comuni, potrebbe essere più salata del 60% rispetto al 2013 sulle prime case. Insomma, si tornerebbe ad una tassazione pari a quella dell'IMU del 2012. Certo, dipende dalle scelte delle aliquote dei comuni, ma in ogni caso anche ai livelli minimi i cittadini, dice la Banca d'Italia, pagheranno tasse più elevate sulla casa, almeno del 12%. Palazzo Koch fa una riflessione anche sugli gravi IRPEF del governo Renzi. Bene, dice nella sua relazione il governatore di Banca Italia Visco, ma per garantire gli obiettivi di riduzione dei deficit e il pagamento del bonus di 80 euro il governo nel 2015 dovrà adottare interventi e trovare ulteriori 14,3 miliardi di euro. La via della ripresa, non solo economica, non sarà breve né facile. L'incertezza è insita nella transizione rapida verso un mondo molto diverso, più mobile e aperto, dove la tutela dei deboli deve coniugarsi con l'offerta di opportunità per i giovani. Politiche di ampio respiro
vanno inserite in un quadro chiaro e organico di interventi. Il Paese non è alla deriva, come si evidenzia anche dalla discesa dello spread dei titoli di Stato, ma la nostra economia resta fragile, in particolare nel mercato del lavoro. In 5 anni si sono persi 1 milione di occupati e il tasso di disoccupazione si è raddoppiato. Bisogna intervenire subito, dice Banca Italia, prima che la mancanza di lavoro diventi un problema strutturale ed allora è necessario che le imprese tornino ad investire. A breve, ha annunciato il governatore della Banca d'Italia, ci saranno misure per le piccole e medie imprese, concordate con la Banca Centrale Europea. Visco ha focalizzato poi 2 priorità, gli investimenti e l'inflazione. Nel primo caso un ruolo fondamentale lo rivestono le banche che devono raccogliere denaro e prestarlo, ma bisogna rafforzare l'integrità dei comportamenti dei banchieri. A questo proposito la Banca d'Italia chiede più poteri di vigilanza con la possibilità di rimuovere gli amministratori di una banca dal loro incarico. Sull'inflazione Palazzo Koch ha anticipato che la Banca Centrale Europea sarebbe pronta ad agire per scongiurare la deflazione, cioè una discesa eccessiva dei prezzi. A proposito di economia, Clara, oggi c'è una buona notizia che arriva dall'Istat, che ha rivisto in rialzo le stime per il secondo trimestre di quest'anno, insomma un segnale di speranza per l'economia del nostro paese. E intanto il caos sulla TASI fa sentire ancora di più l'esigenza di una maggiore semplificazione burocratica. Il governo sta studiando una riforma radicale della pubblica amministrazione. Dai cittadini stanno arrivando a Palazzo Chigi tanti suggerimenti concreti, come ad esempio la richiesta di ricette con scadenza annuale per i malati cronici. Augusto Cantelmi ci spiega tutto. Italia semplice o più direttamente taglia burocrazia. Forte del consenso popolare, il governo Renzi prova ad accelerare sulla riforma della pubblica amministrazione. Per semplificare la complessa macchina burocratica, l'esecutivo mira alla cancellazione dell'utilizzo della carta come forma di comunicazione tra pubblica amministrazione da una parte, cittadini ed imprese dall'altra, anche attraverso l'introduzione di un PIN personale con il quale interagire con la pubblica amministrazione. L'obiettivo del governo è puntare totalmente allo sviluppo digitale, sempre a partire dal 2016, attraverso la diffusione su tutto il territorio nazionale della banda larga. Inoltre dovrebbe essere predisposto un sistema unico di pagamenti online. Per quanto riguarda il rapporto con le imprese, si pensa di eliminare ogni richiesta di documentazione o certificato e all'uniformità delle procedure su tutto il territorio nazionale in materia di edilizia ed ambiente. L'azione del governo sulla pubblica amministrazione è frutto anche delle sollecitazioni arrivate via email da privati cittadini. Nel decreto dovrebbe trovare spazio una norma per la quale le ricette mediche per i malati cronici potrebbero avere durata annuale, mentre si lavora sull'ipotesi di concentrare le scadenze fiscali dal bollo alla TASI alla dichiarazione dei redditi in 2, massimo 3 appuntamenti annuali. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che metterebbe in pratica fuori dal mercato il lavoro dei CAF, i centri di assistenza fiscale. E ora gli ultimi dati sull'aumento dei prezzi. L'inflazione torna a frenare a maggio, la crescita annua si ferma allo 0,5% dallo 0,6% di aprile. Lo rileva sempre l'Istat diffondendo i dati provvisori. Su base mensile l'indice non si limita a frenare ma segna un calo, seppure lieve. Un segnale solo in apparenza positivo, c'è il timore infatti di una spirale della deflazione che sarebbe una mina per la ripresa già fragilissima dell'economia. In particolare i prezzi di alimentari e bevande alcoliche sempre a maggio fanno segnare un calo dello 0,2% su base annua, come non avveniva da quasi 4 anni. L'Istat nelle sue stime spiega comunque che sulla diminuzione possono avere influito fattori stagionali, soprattutto per prodotti come frutta e verdura. E veniamo ora alla cronaca giudiziaria con l'inchiesta Grandi Eventi. Sequestrato in via Catelare dalla Guardia di Finanza il Salaria Sport Village di proprietà dell'imprenditore Diego Anemone. Il provvedimento riguarda anche le 9 società che gestiscono le attività del centro sportivo. La proprietà ha un valore di oltre 200 milioni di euro. Massimiliano Cocchi. È
il circolo sportivo più grande di Roma, 170.000 metri quadrati con campi da calcio, tennis, piscine, palestra, spogliatoi, centro benessere, bar e ristorante. Ed è anche il più conosciuto perché è quello dei presunti massaggi a luci rosse all'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Ma il Salaria Sport Village per la Procura di Roma è soprattutto l'investimento attraverso il quale la cosiddetta cricca dei grandi eventi aveva riciclato i soldi guadagnati grazie agli appalti truccati. Con quei soldi, dicono infatti i magistrati romani, l'imprenditore Diego Anemone ha acquistato, ristrutturato ed ampliato il circolo. Dalle indagini, ha spiegato il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, è venuto alla luce un sistema di corruzione esteso e sistematico che vedeva da un lato un'intera gerarchia di funzionari pubblici corrotti, tra cui l'ex provveditore alle opere pubbliche Angelo Balducci, e dall'altro un numero chiuso di imprese favorite, prime fra tutte quelle del gruppo Anemone. Tra il 1999 e il 2009 il gruppo Anemone, secondo la Guardia di Finanza, si è aggiudicato appalti pubblici per 450 milioni di euro. Anche, diciamo così, quello che serviva per la costituzione, anche 2.500 euro, mi piace sottolineare, che serviva per la costituzione della società, derivano da fondi degli appalti aggiudicati dal gruppo Anemone e distratti dalle società del gruppo Anemone. Appalti che ormai sapete tutti dalle vicende pregresse giudiziarie che erano aggiudicati grazie alla compiacenza dell'allora proprietario Balducci. Dunque tutti i soldi che Diego Anemone avrebbe investito nel Salaria Sport Village sarebbero stati frutto di appalti pilotati, guadagni illeciti, e la legge italiana dice che i beni e i capitali nati da corruzione, riciclaggio o bancarotta possano essere sequestrati allo stesso modo di quelli mafiosi. Per questo da oggi, nonostante resti regolarmente aperto, il circolo è sotto sequestro preventivo assieme alle 9 società che gestiscono le attività sportive e di ristorazione, il tutto per un valore complessivo di quasi 200 milioni di euro. La decisione ufficiale verrà presa a metà giugno nella conferenza dei servizi, ma Costa Crociere ha già deciso, ha scelto il porto di Genova per demolire la Concordia. Si confermano così le indiscrezioni di queste ultime settimane che indicavano proprio il progetto del capoluogo ligure come quello preferito per lo smantellamento del relitto della nave affondata, come sapete, davanti all'isola del Giglio nel gennaio del 2012. La soluzione genovese, preferita a quella turca, è frutto di un accordo fra la compagnia armatoriale e un pool di imprese sotto la regia dell'autorità portuale. E ci spostiamo ora in Emilia per una buona notizia. A 2 anni dal terremoto a Mirandola, la prima azienda completamente demolita dopo il sisma riapre i nuovi stabilimenti. Un risultato frutto della collaborazione con dipendenti, istituzioni locali e clienti che non hanno sospeso gli ordini nei momenti di difficoltà. Un applauso accurato, liberatorio, che cancella la paura e ridà linfa vitale alla speranza nel futuro. Un applauso atteso 2 lunghi anni, tanti ce ne sono voluti infatti per riportare a Mirandola, cittadina di 23.000 abitanti nel nord modenese, i 120 lavoratori del gruppo HDQ, leader nel settore della meccanica di precisione. Il 20 di maggio praticamente ci siamo ritrovati con questo stabilimento quasi completamente distrutto. E nei giorni successivi abbiamo ripiegato sull'altro stabilimento che abbiamo di A1 e cercando di riorganizzare tutto il possibile. Purtroppo la scossa del 29 ha minato completamente tutte le possibilità. A quel punto arriva l'ordinanza di chiusura e dopo poche settimane in grossi tendoni allestiti nelle aree di parcheggio aziendali, i titolari decidono di trasferire tutto a Sona, vicino Verona, a 90 km da Mirandola. Tutte le mattine alle 7 prendevamo il pullman e ritornavamo la sera alle 19 e l'abbiamo fatto per 1 anno e mezzo. Mentre facevano la costruzione qui a Mirandola, tutte le sere quando tornavamo cercavamo sempre di vedere, di capire a che punto era la costruzione proprio per tornare il prima possibile, perché era il desiderio di tutti e il desiderio più grande. E il desiderio più grande riparte vivo da martedì prossimo. La ricostruzione degli stabilimenti, iniziata ad aprile dello scorso anno, è stata realizzata con un investimento di 9 milioni di euro, rispettando i più avanzati criteri antisismici, come si vede nel filmato. Una bella storia di rinascita avvenuta in Emilia, ma anche una lezione di solidarietà in anni difficili. I dipendenti sono stati fin dall'inizio assolutamente partecipi al nostro desiderio di ripartire, ma non c'è stata solo in quella direzione. La solidarietà è venuta dai clienti, è venuta dai fornitori. Per noi ricominciare nella nostra terra è importantissimo, in quanto siamo emiliani, quindi ci trovavamo bene anche a Sona, ma non vedevamo l'ora di tornare a Mirandola, nella nostra terra.
E adesso spazio a qualche consiglio utile. Fra pochi giorni ogni impianto di riscaldamento e raffreddamento dovrà essere accompagnato da una nuova carta d'identità in grado di raccontare tutta la vita dell'apparecchio. E allora ecco un breve vademecum studiato dal nostro Giuseppe Caporaso. Pochi giorni ancora e dal 1 giugno tutti gli impianti termici per la climatizzazione sia invernale che estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria dovranno avere un nuovo libretto di impianto predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare cambiano i documenti che certificano l'efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio e in azienda. Andiamo per ordine. La prima novità riguarda il rapporto di efficienza energetica, cioè il passaporto ambientale, che sarà esteso a tutti i sistemi di condizionamento, teleriscaldamento e cogenerazione. Attenzione però, l'obbligatorietà scatta solo e soltanto per gli impianti di riscaldamento con potenza maggiore ai 10 kW e climatizzatori con potenza maggiore ai 12 kW. Traducendo, per le famiglie le nuove norme interessano chi possiede una caldaia autonoma, mentre difficilmente riguarderà i condizionatori d'aria in casa, che variano per ogni singolo apparecchio tra i 2,5 e 3,5 kW. Il libretto poi di fatto diventa la carta d'identità dell'apparato. Viene compilato per la prima volta dall'installatore dell'impianto e dovrà essere controllato e aggiornato periodicamente dal manutentore. Dal 1 giugno quindi il responsabile, sia per i piccoli impianti che per quelli condominiali, dovrà scaricare il nuovo modello del libretto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, trascrivendo sulla prima pagina dello stesso libretto i dati identificativi. Il secondo documento necessario riguarda il rapporto di efficienza, che però in questo caso viene compilato direttamente dal manutentore ogni 4 anni, che poi lo inoltra all'ente locale in via telematica. Se il rapporto risulterà negativo, l'impianto dovrà essere sostituito. Sono previste inoltre ispezioni a campione da parte degli enti locali. Per quanto riguarda il bollino blu, un passaporto per la sicurezza dell'impianto continuerà a funzionare e generalmente andrà effettuato ogni 2 anni in base alle indicazioni dell'installatore autorizzato. Infine, il capitolo multe variano da 500 a 3.000 euro a carico del proprietario, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ha ottemperato gli obblighi di legge. Ed ora, cari amici, torniamo in Piazza San Pietro per riferirvi di un'importante iniziativa del Papa per assistere la popolazione siriana stremata dalla guerra. Dall'inizio dell'anno solo nella provincia di Aleppo 2000 sono i civili rimasti uccisi nei combattimenti. Immaginate che fra loro 500 erano bambini. E allora la linea può tornare a Federico Plotti. Eh sì, perché oggi in Vaticano si è tenuto un incontro promosso dal Pontificio Consiglio Coro Onum per coordinare il lavoro delle agenzie e degli organismi caritativi cattolici che coordinano, quegli organismi che coordinano e si occupano di coordinare gli aiuti umanitari in Siria. La crisi siriana non è stata risolta, anzi va avanti, ha detto Papa Francesco. C'è il forte rischio di abituarsi a questa guerra, di dimenticare le vittime quotidiane, sono spesso innocenti e persone inermi. Questa indifferenza fa male, globalizzazione dell'indifferenza l'ha chiamata Papa Francesco per una guerra che rischia davvero di essere dimenticata, e questa in sostanza la denuncia del Papa in un messaggio mandato proprio ai partecipanti a questo incontro a quasi un anno dal forte appello alla pace in Siria lanciato dal Papa Francesco durante un Angelus qui in Piazza San Pietro, al quale è seguita una veglia di preghiera presieduta sempre da Papa Francesco. E allora con questo è tutto. Alle 21:20 non perdete l'appuntamento con la canzone di noi, davvero una puntata molto interessante quella di stasera. Grazie e arrivederci. Buona serata.